Cielo dato Gesù Cristo. Eccoci al primo sabato del mese di maggio, un mese tanto caro a tutti coloro che sono sinceramente devoti del Signore Immacolato di Maria, devoti della Madonna. Ecco quel mese dove, nel quale, quando eravamo piccoli, se tutti ricordiamo, ci facevano i cosiddetti fioretti del mese di maggio ed erano momenti di sacrificio, un qualcosa che si offriva alla Madonna per la conversione nostra dei peccatori, perché c'era questo spirito un tempo, lo spirito di dare a Maria quello che meritava, e ovviamente noi non potremo mai dare tutto quello che lei merita, ma dare qualcosa a lei, la nostra Madre, soprattutto almeno in questo mese a lei dedicato. Oggi sembra che tutte queste cose siano scomparse purtroppo dall'orizzonte. Non so se perché si è persa la fede nei pastori o se perché le chiese ormai sono vuote e non va più nessuno neanche a fare il fioretto. So che in molte parti, questo sì e questo dobbiamo anche ringraziare il Signore, soprattutto nelle province, nelle città no, ma nelle province ancora, ci sono ancora i rosari nei capitelli alla sera. E finché abbiamo, scusate il termine, non vorrei essere offensivo, ma finché abbiamo quattro anziani che lo fanno, ben venga, poi si vedrà, poi si vedrà. Ecco, lo stesso Padre Pio, San Padre Pio, aspettava con grande gioia il mese di maggio. Lo aspettava, lo attendeva e lo viveva con grande gioia e diceva sempre, è il mese delle grazie, è il mese delle carezze di Maria. E lui ne sperimentava tante di queste carezze e di queste grazie. E cerchiamo allora anche noi di essere tra coloro che meritano queste carezze, che meritano queste grazie, che la Madonna vorrebbe fare in abbondanza a tutto il mondo, non soltanto a noi, a noi che siamo qui, che preghiamo il primo sabato del mese, eccetera, e questo sicuramente è, a lei, è visibile a lei, ma anche a tutto il mondo lei vorrebbe fare tante grazie per condurlo alla salvezza, anche se purtroppo oggi è il mondo stesso che impedisce a Maria di fare le grazie che lei vorrebbe fare. Ed ecco allora quanto lei ci disse il 10 maggio del 1986. Lodato sia il Signore. Caro figlio mio, Gesù soffre per la sofferenza degli uomini, tutte sofferenze a causa del peccato. Si continua a portare in trionfo Satana e si allontana Dio. Le conseguenze già le conoscete e le state vivendo. Non diminuiranno, ma aumenteranno le vostre pene con il peccato. Farai la tua opera perché Dio sia messo al primo posto in tutte le cose. Non ti scoraggiare, la tua sofferenza ti aiuterà. Ti beco sono parole come avete sentito che risalgono ancora al 1986 siamo al primo anno delle apparizioni e la Madonna stava ponendo le basi di tutta la sua successiva catechesi e di tutta quella che sarebbe stata poi la predicazione stessa anche di Renato e del movimento regina dell'amore allora Gesù soffre soffre dice, dice la Madonna per la sofferenza di uomini Gesù non gode nel vedere che gli uomini soffrono non gode. Ma naturalmente Gesù soffre perché noi soffriamo. E soffriamo perché? Perché la causa è del peccato. La causa è del peccato. Le sofferenze non vengono per caso, sono sempre le conseguenze del peccato. La sofferenza è figlia del peccato. Quando è entrato il peccato originale nel mondo, sono entrate anche le sofferenze nel mondo. E allora il Signore che ha preso su di sé... Tutte le sofferenze attraverso la croce e con la croce ha dato alla sofferenza, non ha tolto la sofferenza, ma ha dato alla sofferenza il valore della riparazione. Il valore per poter, diciamo così, offrire qualche cosa al Signore che sia veramente qualcosa soltanto nostro, per così dire, per poter riparare i peccati nostri e dei nostri fratelli. Il primo marzo dell'89 la Madonna dice è potenza di salvezza per i peccatori la sofferenza dotata. È potenza di salvezza per i peccatori la sofferenza donata. È un segno per dire che Dio non ha tolto la sofferenza, ma ha dato un valore salvifico alla sofferenza. La sofferenza sparirà quando sparirà il peccato. E allora ciascuno di noi deve fare questa lotta. Sparire il peccato in se stesso e intorno a se stesso, per quanto è possibile. Ma c'è una frase che a quel tempo forse sembrava forte, oggi non lo è più. Si continua a portare in trionfo Satana. Questo è il concetto, questo è il problema oggi. Non è che soltanto l'uomo pecca. Oggi. Porta, porta in trionfo colui che del peccato è il padre, colui che del peccato è il fautore. Lo porta in trionfo addirittura. Quindi, in un certo senso, si prostra davanti al demonio, adora il demonio al posto di Dio e le conseguenze le vediamo, sono tutte sotto i nostri occhi. Potremmo carissimi tutti fare un'infinità di esempi, ma una cosa oggi appare certa, dove si scatena in maniera particolare oggi il diavolo? Si scatena contro la fede, certo, si scatena contro la fede, certo, si scatena contro la famiglia, certo, ma ultimamente si sta scatenando contro i bambini, contro i più piccoli, contro gli innocenti, certo, perché l'unica cosa bella che era rimasta nel mondo erano i bambini. L'innocenza dei piccoli e il demonio non poteva accettare dopo aver attaccato tutto, aver inquinato tutto, non poteva accettare che l'innocenza dei piccoli fosse qualcosa che ostacolava i suoi piani. E allora ecco casi concreti, perché chiaramente non parliamo soltanto dell'aborto, eccetera, eccetera, sappiamo già queste cose e ci torniamo anche fra poco. Ma pensate, proprio in questa settimana, in questi ultimi dieci giorni, l'Olanda sta approvando una legge che permette l'aborto neonatale, si dice. Cioè anche se il bambino è nato ma viene visto malformato, sofferente, eccetera, lo si può eliminare. Appena nato lo si può eliminare. E saranno i medici che decideranno questo. Decideranno se questo bambino ha una sofferenza cosiddetta, diciamo così, disperata, cosiddetta, insopportabile, che poi chi lo può decidere questo? Chi è che può decidere cos'è sofferenza insopportabile e disperata? Ognuno di noi ha un modo diverso di percepire la sofferenza, ha una sopportazione diversa della sofferenza. Chi può decidere? Non solo, fosse solo questo che sarebbe già tremendo, c'è qualcosa di più. Dora in poi l'Olanda permetterà l'eutanasia fino ai 12 anni. Quindi, appena sei nato, puoi ancora essere abortito, che poi, appena nato, non è più aborto, è già omicidio, d'accordo? Ma l'eutanasia la si può fare fino ai 12 anni d'ora in poi. Quindi, se c'è un bambino che, ripeto, ha questa sofferenza continuata, cronica, che diciamo così è giudicata da qualcuno che lo sa, importabile in e inguaribile, che voi si può anche accettare di fare l'eutanasia al bambino. In Belgio, non stupitevi perché, questo in Belgio esiste già, esiste già però, almeno in Belgio, almeno per l'amor di Dio, almeno dicono che ci vuole. Il consenso dei genitori. Evidentemente, se si chiede il consenso dei genitori, vuol dire che sanno che ci possono essere anche dei genitori che dicono: sì, prego, uccidetelo pure, è mio figlio ma soffre troppo, uccidetelo pure. Quindi ci vuole il consenso. Mentre in Canada stanno facendo una legge uguale anche loro. Proprio di tutte le cose di questi giorni, per questo che sono, sono cose che, che, che in un certo senso gridano: vendetta al cospetto di Dio come se non ce ne fossero già abbastanza. Invece, in Canada la legge non prevede neanche il consenso dei genitori. Cioè, la legge dice: il bambino se è sufficientemente maturo da decidere di essere di dire l'eutanasia, di accettare l'eutanasia, solo in casi estremi si può chiedere il consenso dei genitori, in caso contrario prevale la decisione del minore, il minore se decide così i genitori non possono nulla, che cosa dobbiamo giudicare, come possiamo giudicare queste cose carissimi, sono cose che vengono da Dio, sono cose diaboliche queste, queste sono cose del diavolo, il mondo porta in trionfo Satana, c'è poco da fare, non si va lontano da qui. Questa frase oggi trova una, una corrispondenza che è impressionante con la realtà che, ci, che, che, che vediamo. Il bambino maturo, il minore maturo, ma chi è che lo giudica un minore maturo? Chi è che lo può dire è maturo sufficientemente? Per quello che fa, persi la morte. Eppure si usano queste categorie linguistiche in nome di un falso concetto di libertà, la libertà di fare quello che si vuole, per cui anche il bambino ha il diritto di decidere della sua vita e della sua morte. Come se il bambino, magari a 8-9 anni che ne so io, sapesse che cos'è la morte, sapesse che cos'è la sofferenza indicibile, cronica e tutto quello che vuoi. Com è una cosa impressionante. Ma non andiamo lontani, carissimi. Perché anche in Italia abbiamo tanto da insegnare su questo, tante cose da insegnare purtroppo, in senso ovviamente ironico, abbiamo tante cose da insegnare. Non so se avete sentito che la regione Puglia ha fatto una proposta, una proposta di legge in cui si concedeva, si dava fino a 5.000 euro a una donna in gravidanza che avesse avuto difficoltà, soprattutto difficoltà economica. gli Si riconoscevano fino a 5.000 euro per poter. Portare avanti la gravidanza. Per poter far nascere il suo bambino. Un giornale, la Gazzetta del Mezzogiorno, si è tentata di dire: ma cosa state facendo? Questa misura è una misura, interessante, oscurantista e che non tiene conto della realtà. Quindi, il giornale scrive: questa è una misura oscurantista, oscurantismo, perché salvare la vita è oscurantismo, e che va contro e che va contro e che tiene, non tiene conto della realtà. Quale realtà poi? Quello è interessante. Quale realtà? E il presidente Emiliano, si chiama Emiliano, il presidente della regione Puglia, a quel punto ha ritirato immediatamente, la, ha ritirato immediatamente il provvedimento, eh, ne ridiscuteremo più avanti. Perché, ecco, la realtà, questa realtà è tremenda: la realtà di difendere la vita. Il bello è che la legge 194 stessa dice che il primo parte dice che bisogna tutelare la vita. Ogni aiuto però che tuteli la vita è giudicato oscurantista, non tiene conto della realtà. Quale realtà? E risponde alla proposta della realtà risponde un medico, un ginecologo che di aborti ne ha fatto tanti e poi si è convertito. E scrivendo proprio al giornale dice: "Realtà è il pianto di tutte le donne che escono dalla sala operatoria dopo l'aborto e, se sono più d'una, è un lamento tanto straziante che nessuno vuole sentire. Questa è la realtà, dice, il pianto di tante di queste donne dopo aver fatto l'aborto. Realtà, dice, sono braccine, piedini, gambe, braccia, teste, testoline che galleggiano nel boccione di aspirazione e che non vorresti vedere perché ti fa orrore guardare questa è la realtà dice il ginecologo realtà è il sussulto di gioia della donna che se ci sono le condizioni piange di gioia quando senti il battito del piccolo e lo vede dentro l'ecografia nell'eco nell che gli fanno e sapete che il presidente ungherese Orban, tanto perseguitato dall'occidente, sapete che lui dice ha stabilito che prima di abortire la donna deve sentire il battito del cuore del bambino che porta in grembo dopo decida a fare quello che vuole, ma prima deve sentire il battito. Ecco, sapete che ha suscitato polemiche in mani. In mani. Ecco, in realtà dice ancora il ginecologo, un certo dottor Donato Dellino, è quando quelle condizioni non ci sono e quel sussulto si tramuta in un gemito di disperazione perché a quel bambino, quando nascesse, non sarebbe in grado neppure la madre di comprare il corredino per la nascita, oltre a tutto il resto dopo. Realtà sono quelle centinaia di bambini, oggi magari già adulti, che abbiamo aiutato a nascere sostenendo le donne e le famiglie senza che nessun ente pubblico abbia mai tirato fuori un soldo, perché questa è la realtà vera, nessun ente pubblico tira fuori un soldo per aiutare la gravidanza. Se sono in vita lo devono solo alla generosità della gente semplice che non si arrende di fronte a uno Stato come il nostro, che soltanto ora... Si accorge di essere nell'inverno demografico più totale e più spaventoso e che invece di fare una politica per la vita, dovunque ci sia, la ritira perché hanno paura di essere giudicati oscurantisti, di essere giudicati contro la, contro la libertà, contro il progresso, perché ignorano la realtà. Queste sono le realtà, carissimi, e in maniera particolare quell'insieme di braccine, testoline e gambine che si vedono dopo essere stati aspirati dal grembo materno là, messi là. Queste. Questa è la triste realtà che oggi non si vuole vedere e che chiaramente porta le sue pene. Come dice giustamente la Madonna, non diminuiranno le vostre pene, aumenteranno le vostre pene con il peccato, un peccato che oggi è legalizzato in tutto e per tutto. Inverno demografico, ma non si fa niente per aiutare la gravidanza, per aiutare la nascita, niente di nulla. Carissimi, questa è la realtà. La realtà è che c'è oggi un furore ideologico contro la vita e contro la famiglia che non c'è mai stata nella storia. Questa è l'unica realtà. C'è una cancellazione totale della cultura, delle tradizioni, dei valori. Si vuole smantellare tutto quello che, era, che aveva a che fare col cristianesimo. Si vuole avere ormai una società, e lo vediamo, una società dove non ci siano eh, istituzioni, dove non ci siano padri, dove non ci siano madri, dove non ci siano famiglie, dove non ci sia eh, religione, dove non ci siano chiese, do... niente. Si vuole una società completamente liquida, c'è un furore ideologico spaventoso oggi per arrivare a queste situazioni. Carissimi tutti, avete visto che cosa stanno facendo in questi giorni nel Parlamento europeo? Avete visto che bella mostra che stanno facendo di foto? Stranamente tutte foto con il Signore Gesù Cristo, tutto circondato da apostoli, da discepoli, Sadomaso, omosessuali, eccetera, eccetera. E c'è tutta là questa esposizione nel Parlamento europeo. Ecco i nostri parlamentari, ecco chi ci rappresenta. Fanno queste cose? Naturalmente, figuriamoci, provate voi a immaginare se avessero messo fuori un'immagine dove c'era Maometto con queste persone qui. Provate a pensare ma con Cristo si può far tutto, tanto tutti tacciono, anche chi dovrebbe parlare, quindi si può far tutto con Cristo, quindi va tutto bene, pensate, e purtroppo un'altra cosa che ci fa capire dove siamo, a che punto siamo, do, in, in, come inquadrare la nostra situazione, quanto si sta portando in trionfo Satana, le Nazioni Unite, le Nazioni Unite, hanno presentato, sapete ci sono parecchi stati, non tutti gli stati ma parecchi stati, sempre in questa settimana, guardate che sono cose freschissime, hanno presentato una mozione dove sostanzialmente si prevede l'educazione sessuale integrale per i bambini dall'asilo all'università, quindi per tutti naturalmente un'educazione sessuale che tenga conto sempre anche della cosiddetta LGBTQ, quindi sempre di quella direzione. Quindi pensate, il problema dell'Europa oggi non è la crisi economica, finanziaria, l'inverno demografico, è sessualizzare i bambini fin da quando sono nati, fin da quando hanno tre anni. Sessualizzare che i bambini neanche hanno problemi di questo tipo, perché i bambini sono semplici, innocenti, si comincia con l'adolescenza a pensare a certe cose, ma fin dall'adolescenza i bambini sono, non hanno nessun pensiero in tal senso, ma li si vuole a tutti i costi ideologizzare fin da piccoli. Bene, questa mozione è una buona notizia, questa mozione è stata bocciata. 22 stati, 22 stati hanno bocciato questa mozione. Beh, volete sapere la curiosità qual è? Neanche un paese occidentale ha bocciato questa mozione, tutti i paesi africani del Medio Oriente e dell'Europa dell'Est. In Occidente, quindi i nostri stati, gli Stati Uniti, neanche uno ha votato contro questa mozione. Non è passata per grazie di Dio e gli unici paesi dell'Europa dell'Est che hanno votato contro questa mozione sapete che sono stati Russia e Bielorussia. Hanno votato contro. Tutti gli altri, i nostri paesi eruditi, i nostri paesi evoluti, hanno votato a favore della sessualizzazione di questi bambini. Ecco perché dico che oggi è il bambino il grande obiettivo del diavolo e soprattutto in questi stati che oggi ormai possiamo chiamarli, compreso il nostro, ex cristiani, perché non sono più cristiani ormai, sono ex cristiani i nostri stati. Ormai questo è il bambino ormai, bisogna tutelare veramente i nostri piccoli, perché veramente i pericoli sono da tutte le parti e dopo aver distrutto la Vita, aver distrutto la famiglia, si cerca di distruggere l'innocenza perché ripeto: è l'unica cosa che disturba il demonio oggi come oggi. L'innocenza dei bambini è quella che lo rovina perché lui non è innocente: è tutto il contrario dell'innocenza e della purezza, come quella dei bambini. E se mi permettete, vorrei concludere con un altro dato, anche questo recentissimo, perché voi sapete che circa dieci giorni fa. L'AIFA, che è appunto l'associazione la, la, farmacologica italiana, eccetera, eccetera, ha reso gratis la pillola contraccettiva. Quindi oggi non occorre più pagarla, la puoi prendere gratis dovunque vuoi. Quale messaggio abbiamo lanciato alla gioventù con, questo, con, questo, con questa gratuità? Quale messaggio stiamo mandando? Per caso crediamo ancora all'ipocrisia più pillole meno aborti? Perché la, le statistiche dimostrano il contrario. Più pillole, più aborti, guarda caso, perché ci si sente più sicuri con la pillola contraccettiva. Ma c'è un dato, ci sono un'infinità di documenti che sono usciti ultimamente, ma che il mainstream ovviamente non pubblicherà mai, come tante altre cose, e che dice che, attenzione, la cosiddetta pillola contraccettiva è stata studiata per due cose, per due scopi. Il primo era quello di evitare, di ritardare l'ovulazione della donna. Ma c'è anche un secondo scopo della pillola, evitare che l'embrione, qualora ci fosse, fosse il concepimento, vada ad annidarsi nell'utero, vada ad annidarsi. E naturalmente non annidandosi, essendo quindi una cosa extrauterina, come si dice, questo embrione muore, perché non può andare ad annidarsi. Quindi la pillola ha questi due effetti, ha un effetto sì. Contraccettivo, ma anche un effetto di criptoaborto. Avete capito? Perché se c'è l'embrione, l'embrione, non potendo annidarsi, viene espulso, muore e quell'embrione è già un, un bambino. È già, diciamo così, qualcosa di concepito. È uno di noi, direbbe la scienza. Noi diciamo che è un essere completo, dotato di anima immortale. Questa, carissimi, è la situazione. E pensate che lo dicono: dicono sì, è gratis, la pillola è gratis, eccetera, carissimi. E il fatto è che questa gratuità in realtà la paghiamo noi, perché questa gratuità costa allo Stato 140 milioni di euro l'anno, 140 milioni di euro l'anno, chi è che li porta? Babbo Natale per caso? No, li mettiamo noi! col nostro portafoglio, con le nostre tasse. Quindi paghiamo, non è vero niente che c'è gratuità. 140 milioni di euro che potrebbero essere impiegati per la promozione della vita, per la promozione della famiglia, per fare più ospedali, per fare più posti letto, per fare più pronti soccorsi, per dare una mano alla sanità pubblica e privata e invece no, si spendono questi soldi per dire Contraccezione libera per tutti, avanti carissimi, andiamo in questa direzione. Ecco il mondo, porta in trionfo Satana, carissimi, ed è inutile che ci nascondiamo come gli struzzi con la testa sotto, sotto la sabbia. Il mondo porta in trionfo Satana e le vostre pene non diminuiranno con il peccato. Però allora, a noi, che cosa dice la Madonna? Attraverso Renato, farai la tua opera perché Dio sia messo al primo posto in tutte le cose. Questo, solo questo possiamo fare noi carissimi, fare l'opera di Dio perché Dio sia messo al primo posto in tutte le cose. Non ti scoraggiare, dice, perché certo non è facile, chi è che dice che è facile? Non è facile, non ti scoraggiare, la tua sofferenza ti aiuterà. Proprio la preghiera e la sofferenza, la sofferenza del rifiuto, la sofferenza di non essere capiti, questo ti aiuterà a portare ad essere, a far sì che l'opera sia feconda. Ecco carissimi, allora concludiamo con una frase di Gesù piuttosto forte che riguarda proprio questo mondo occidentale che oggi addirittura vota per la distruzione di tutto ormai. Solamente gli incoscienti, dice Gesù un giorno, siamo nel 92, più di 30 anni fa, solamente gli incoscienti non avvertono la battaglia in atto tra il bene e il male, solo gli incoscienti. Dio non voglia che siamo incoscienti anche noi a non accorgerci di questa battaglia che è in corso tra il bene e il male. Ma attenti perché, se anche sappiamo che c'è la battaglia tra il bene e il male e stiamo seduti a grattarci la pancia in fondo in fondo, e... facciamo peggio di quelli che sostanzialmente non sanno niente. Perché quelli che non sanno niente hanno meno responsabilità di chi sa e non fa niente. Solamente gli incoscienti dunque non avvertono la battaglia in atto tra il bene e il male. Ma io vi dico, ecco le conseguenze del peccato. Ecco le conseguenze di portare in trionfo Satana. Ma io vi dico: senza precedenti vedrete bruciare molta parte di questa terra Europa, perché non accenna a piegarsi ai richiami celesti e alla volontà di Dio. Anche per voi si fa aspra la battaglia, ma io sono con voi. Questa è la nostra forza. Io sono con voi. Anche se gran parte di questa terra dovesse essere bruciata, non importa, io sono con voi. Voi andate avanti e continuate a fare l'opera del Padre perché Dio sia messo al primo posto. Tutto il resto noi lo dobbiamo lasciare, non ci dobbiamo neanche più pensare. Preghiamo e mettiamo tutto nelle mani del cuore immacolato di Maria. Lei sa i nostri bisogni, sa di cosa abbiamo bisogno e vuole sostenerci e aiutarci in questa battaglia tra il bene e il male. E noi sappiamo bene che qualsiasi cosa dovessimo vedere, sappiamo che il bene vincerà sul male. E certo, questo è un dato di fede, il bene vincerà sul male. E se il bene vince sul male allora saremo sciocchi a non combattere, perché se non ci mettiamo dalla parte giusta siamo più che incoscienti, siamo proprio deficienti, non incoscienti soltanto. Ecco allora carissimi, vogliamo continuare in questo mese delle grazie a pregare con forza e con convinzione il rosario a offrire le nostre sofferenze, ad avere un grande amore per l'Eucaristia, a vivere in profondità la nostra consacrazione, a convertirci ogni giorno perché il cuore è qualcosa che deve essere convertito ogni giorno e sappiamo che abbiamo tutti bisogno di conversione. La Madonna non mancherà di aiutarci. Cielo dato Gesù Cristo. E vogliamo concludere con una preghiera che dedichiamo come sempre, come sempre facciamo alla Madonna, in questo mese a lei dedicato in maniera particolare. E vogliamo presentare una volta ancora tutte le nostre intenzioni. Maria, eh, Regina dell'amore, guarda a noi con intenso amore. Ora più che mai ne abbiamo bisogno, la terra che tu stessa hai conosciuto è piena di tristezze. Proteggi coloro che, turbati dalle difficoltà o avviliti dalla sofferenza, sono presi da sfiducia e da disperazione. A coloro a cui sembra che tutto vada male, dona conforto suscita in loro la nostalgia di Dio e la fede nel suo infinito potere di soccorso. Volgi il tuo sguardo a coloro che non sanno farsi amare e che la gente non ama più. Consola coloro a cui la morte o l'incomprensione ha strappato gli ultimi amici e si sentono terribilmente soli. Abbi pietà delle mamme che piangono i loro bimbi perduti o ribelli o infelici. Abbi pietà di quanti non hanno ancora lavoro e sono nell'impossibilità di dare ai loro figli pane e serenità. Guarda benigna coloro che illudendosi di aver raggiunto qua giù lo scopo della vita ti hanno dimenticata. Sii vicina a coloro a cui Dio ha elargito tanti doni, perché non li sciupino in cose inutili e vane, ma con essi facciano felici coloro che ne sono sprovvisti. Aiutaci finalmente ad amare tutti, specialmente coloro che non ci amano. Maria, Madre di tutti, ti chiediamo per il mondo intero speranza, pace, amore e anzitutto aumento di fede nel tuo Figlio Gesù, poiché lui solo è nostra via, verità e vita. Amen. Ave o oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Rimirateci, o oh Maria, con quegli occhi di pietà, soccorreteci, o oh Regina, con la vostra santa carità. San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento contro la perfidia e l'inside del diavolo, sì nostro presidio. Ti chiediamo supplichevoli che Dio lo abbia a vincere e tu, principe della milizia celeste, con la potenza di Dio rinchiudi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano nel mondo per rovinare le anime e così sia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Sia benedetta la santa ed immacolata concezione della beatissima vergine Maria, madre di Dio e madre nostra. E per intercessione di Maria, regina dell'amore, di San Giuseppe e di tutti i santi e dei nostri angeli custodi, il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. O Maria. Regina del mondo, madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime, accompagnaci ogni giorno. Alla fonte della gioia, donaci il Salvatore. O oh Maria, regina del mondo, madre di bontà, noi ci consacriamo a te, a te. Regina dell'amore, sia lodato Gesù Cristo. Okay.